Anche quest'anno bandiera blu per Forza Cesia, la 21esima, un risultato straordinario. Il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio è un successo ormai scontato per le acque di Forza Cesia Marina, ma a cosa lo dobbiamo? Intanto sono contento, 21 anni di bandiera blu. Questo riconoscimento è nato dal mio primo anno di sindaco e poi proseguito anche con le altre amministrazioni che si sono succedute. Devo dire, è un po' un riconoscimento ai servizi. La bandiera blu, anche per chi dice cose non vere, la bandiera blu è gratis. Ovviamente sono impegnativi i servizi. La raccolta differenziata, l'accesso alla spiaggia, la pulizia dell'acqua, i servizi, tutte quelle attività previste nel bando che la FE ogni anno lancia per ovviamente fare richiesta di conferma o di nuova bandiera blu, e sono servizi importanti. Io ringrazio tutti gli operatori, ma ringrazio anche le società pubbliche. Ecco, insomma, tra i tanti problemi che per esempio la SASI ha, la qualità del servizio relativo alla depurazione è sempre eccellente. Così come Ecolan, società pubblica che si occupa della raccolta dei rifiuti, quindi della differenziazione capillare ed importante. Poi noi abbiamo il mare eccellente. Il mare eccellente significa che l'ARTA periodicamente fa gli accertamenti, fa il prelievo di acqua, lo accerta e verifica che non ci siano problemi. Fossa Cesia ha tutti 5 km di acque eccellenti sulla base di questa ovviamente verifica che si fa da sempre nelle acque antistanti la costa Fossa Cesiana. Noi dobbiamo continuare perché? Perché la bandiera blu è un po' il vessillo che rende il turismo una parte dell'economia importante. Cioè tutti diciamo la mia città è bella, è accogliente, ha un mare pulito, però noi queste peculiarità le dobbiamo collegare all'economia turistica che porta ricchezza ed occupazione. In una parte sicuramente dove l'occupazione è garantita dalla zona industriale, alle spalle di Fossa Cesia, il Sangro alla foce, appunto nel territorio della mia città, alle spalle ha una delle zone industriali più importanti del centro-sud che dà occupazione non solo agli abruzzesi ma anche a chi viene da fuori regione. Ma non è, diciamo, il solo pilastro che regge la nostra economia, un pilastro che a volte c'è quel sgretolamento per via della crisi. Il turismo, se ben, diciamo, se si consolida, diventa una parte importante. Glielo dico perché io parlo di Fossa Cesia. Il turismo nella mia città è decollato. Come riesco a capire, a parte le presenze, a parte la quantità di persone che è aumentata sulla nostra spiaggia, una spiaggia soprattutto di ghiaia, di sassi, di pietre, come si dice, ma lo vedo da chi cerca investimenti. Tenga presente che di fronte ad una situazione un po' difficile dell'economia che riguarda il commercio, Fossa Cesia cresce per quanto riguarda i servizi. Solo in questi 6 mesi sono state rilasciate 52 autorizzazioni, ma anche negli ultimi 2 o 3 anni. Allora noi dobbiamo effettivamente essere convinti che questo altro pilastro dell'economia va sicuramente fortificato. Il turismo riguarda l'agricoltura, riguarda l'artigianato, riguarda il patrimonio, diciamo, che tutti noi abbiamo e che tutte queste cose rendono, appunto, come dicevo, una città, non solo accogliente, ma anche in grado di dare prospettive ai nostri giovani. Un settore sicuramente che va sostenuto e probabilmente possiamo anche pensare che va sostenuto anche pensando alla viabilità, ai trasporti. Quindi proprio in questi giorni vi è stata la prova, insomma, sulla strada ferrata Archi-Villa Santa Maria da parte di TUA, un treno che è stato in qualche modo riabilitato, una tratta ferroviaria che è stata riabilitata, e l'idea poi finale è quella di collegare proprio Fossa Cesia con Castel di Sangro, quindi un collegamento diretto mare-monti, e sarebbe veramente la svolta. Sì, intanto c'è questo treno presentato l'altro giorno a Villa Santa Maria, che è un po' una ripetizione del treno della Valle. Allora il treno della Valle partiva da Lanciano,
per andare verso l'interno. Oggi c'è il collegamento ferroviario con la zona industriale dalla stazione di Fossacesi a Torino di Sangro, e questo tratto ferroviario viene utilizzato anche per il treno passeggeri. Questo collegamento Castel di Sangro, dopo Villa Santa Maria c'è bisogno ancora di altro, i problemi sono tantissimi, questo collegamento può diventare un importante, diciamo, percorso anche per lo sviluppo del turismo sostenibile. Tenga presente che con il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Carusi, abbiamo avviato molti anni fa un progetto di un percorso ciclopedonale che sfocia al Sangro, che sfocia ovviamente Fossacesi a Torino di Sangro e parte da Castel di Sangro. Adesso bisogna vedere se poi questo progetto potrà andare avanti con i finanziamenti del PNRR. Sono contento anche di queste, sono ovviamente segnali importanti che arricchiscono di servizi il nostro territorio. Si tratta ovviamente di fare in modo che tutti ci rimbocchiamo le maniche, e ne ho approfittato l'altro giorno parlando con alcuni colleghi sindaci. Rilancio un'altra proposta, la stessa proposta di molti anni fa quando ero presidente della provincia. Allora, chi viene al mare Fossacesi, Rocca, San Vito, Torino di Sangro, ha i servizi, ha le possibilità la sera di trascorrere, la movida, ma di tutto di più, ristoranti. A me farebbe immensamente piacere se ci fosse coesione tra la costa e l'interno. Alle nostre spalle, il Sangro Aventino, per arrivare a Castel di Sangro, noi abbiamo dei posti magnifici, favolosi. Se riusciamo a combinare tutto, cosa potrà contribuire questa coesione? A fare in modo che il turismo si diffonda su tutto il territorio e che al Lago di Bomba ci vanno tutti, che a Villa Santa Maria, che a Pizzoferrato, che in qualsiasi posto delle località di cui adesso nomi mi vengono, per fare un esempio, e noi avremo una grande possibilità. Cioè, chi viene in vacanza al mare, dico chi viene al mare e sceglie il mare, ha la possibilità di trascorrere 15 giorni senza neanche avere tempo di visitare tutto quello che di bello noi abbiamo, iniziare da Lanciano per andare verso l'interno. Allora, l'ex stazione, adesso lo dirò pure al presidente della provincia, di Fossacesi, ma anche quelli un po' di Torino di Sangro e San Vito, credo che possano anche ospitare la produzione agroalimentare di tutta l'area Frentana, Sangro Aventino, insomma di tutta l'area che riguarda metà della provincia di Chieti.